Ciao Grullai e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui per parlare di un fatto che ha sconvolto, diciamo, il mondo di Facebook e del cinema. Girovagando un pochino per Facebook tra i vari gruppi, ho visto che c'era un articolo dove si parlava del fatto che Favige e Greta Menchi sarebbero stati i nuovi doppiatori di Ratchet & Clank. Questa notizia ha fatto veramente tanto scalpore, tanto che i vari post sono stati bombardati da commenti, e adesso ne andremo, prima di tutto andiamo a leggere l'articolo. In pratica Aldo Stella, che sarebbe stata la voce originale di Ratchet & Clank, su Facebook ha pubblicato un post dove ha annunciato che il film non sarebbe stato con le voci originali. Però la cosa che fa, diciamo, più scalpore, diciamo, è giusto licenziare due doppiatori professionisti per due persone famose che portano più gente al cinema? Quindi l'uscita di questo film ha creato un certo hype, solamente che la presenza di Favige e Greta Menchi hanno fatto subito scattare alcune polemiche, di cui ora vi andrò a leggere alcuni commenti trovati sotto i post dei vari articoli. Come un certo Valerio scrive: hanno buttato lì quei due tanto per vendere di più, e sono anche sicuro che lo andranno a vedere persone che di Ratchet & Clank che non ci capiscono un bel niente, ed è anche quello che penso. Poi abbiamo Simone che scrive: e fa bene incazzarsi, riferito a Stella, fa bene incazzarsi quando si vede rubare il proprio lavoro da Inetti. Io non so come è venuto questo film, però, quindi non so come è stato doppiato veramente, però tra un doppiatore professionista e Favige e Greta Menchi, cioè, mi fiderei di più di un professionista, ecco. Lorenzo invece scrive: per quanto io apprezzi abbastanza Favige come youtuber, non sono affatto d'accordo nel suo inserimento del film. Non è il suo settore. Lui è bravo a intrattenere il pubblico su YouTube, e quello deve fare. Ecco, anche questo, diciamo, ci sono persone come Will Wush e Merluzzo che hanno proprio usato YouTube per poi sfondare nel cinema. Merluzzo come doppiatore, mi pare, e Will Wush come attore. Quindi su questo sono parzialmente d'accordo, nel senso, magari Favige e Greta Menchi si riscoprono attori, doppiatori, questo non lo so, però come si dice, mai dire mai. Certo. Francesco dice: ora che so chi sarà il doppiatore, sono pronto a non andare al cinema, perché è giusto boicottare chi, con tutti gli ottimi doppiatori italiani che ci sono, scegliere due non doppiatori giusto per fare cassa. Questo ha ragione, nel senso, ci sono tanti doppiatori italiani bravi. Infatti l'Italia, secondo me, è uno dei paesi con dei doppiatori più bravi ci siano nel mondo del cinema, e usare due persone, sfruttarle solamente per la sua popolarità e far andare, dare una maggiore visibilità a questo film, cercano così di accalappiare una fetta di pubblico che non è la loro. Però questo sistema ha fatto perdere anche una grande fetta di pubblico che aspettava questo film, come Max, che scrive: sto aspettando questo film da una vita, epoca PS2, e con un annuncio siete riusciti ad uccidermi la scimmia e a farmi perdere la voglia di vederlo. Poi Gianluca scrive: ci sono doppiatori che si fanno il culo dalla mattina alla sera per essere professionisti e fare un lavoro degno. Poi arriva gente così e ti domandi perché impegnarsi e studiare tanto se poi vieni valutato meno di una cacca. E su questo c'ha ragione. Ilaria invece fa un commento su Greta Menchi, che ancora non l'avevamo diciamo nominato. Lasciando Favige, che spenderci ulteriori parole è inutile, ma Greta Menchi, che già era stata in un altro film, sempre come doppiatrice, è stata un disastro. Ora io non lo so, quindi valutate voi, scrivete sotto nei commenti se qualcuno ha visto il film doppiato da Greta Menchi, e mi faccia sapere sotto. Inoltre Nico scrive che questo film pare sia abbastanza mediocre. Se ci aggiungiamo la probabile performance di merda di due che non hanno mai doppiato in vita loro, ecco che otteniamo un'altra M. Lo guarderò più avanti in lingua originale. Il mio parere è che, certo, voglio dire, secondo me lo youtuber dovrebbe fare lo youtuber, ok? Però ci sono alcuni casi dove ci si può smentire. Ora io non so come, ripeto, non so come sarà come sarà questo film, quindi magari potrebbe essere anche una cosa ben riuscita. Però ho letto anche che non saranno le voci, cioè Favige e Greta Menchi non doppieranno le voci originali dei due protagonisti,
ma fperanno dei personaggi secondari. Quindi lo sfogo del doppiatore Aldo Stella sarebbe del fatto che non c'è il cast completo, il cast storico di Ratchet & Clank, e quindi si è sfogato per quello. Quindi non ho ancora ben capito se io e Greta Menchi doppieranno i protagonisti oppure personaggi secondari. Fatemi sapere sotto nei commenti la vostra, fatemi sapere se andrete a vedere il film. Intanto voglio sapere che cosa ne pensate voi di questo abbinamento che sta succedendo sempre di più nel mondo del cinema, ovvero di ingaggiare youtubers per aumentare gli incassi. Secondo voi è giusto oppure no? Noi ci si vede al prossimo video, ciao!